In questo momento mi trovo in via Vittorio Emanuele con Arianna Pellegatta, candidata della lista, Silvia Zanotta, candidata nella lista Rapinese Sindaco, e Paola Tocchetti, candidata nella lista Rapinese Sindaco. Stiamo facendo un sopralluogo per verificare lo stato dei nostri parchetti. Bene, Arianna, sei pronta? Prontissima. Allora, entriamo dal parco di via Vittorio Emanuele, giriamo sulla destra. Subito un bel esempio di come deve essere un parco per bambini, cioè con queste pietre, con questi inciampi dove i bambini possono correre e fracassarsi al suolo. Chiaramente un po' di sporcizia vi aiuta a capire che Como non è una città pulita. Un bambino che gioca in prossimità di un cartello girato con la fronte finisce qui e vediamo quanti punti di sutura si fa. Assi con chiodi e viti esposte, arrugginite, fanno capire che il vaccino, l'antitetanica sia necessario. Altri pezzi con i quali si possono dare le chiodate con chiodo a vista, che ai bambini non guasta, così gli insegni un attimo come funziona. Poi è molto importante la differenziata per i bambini, no? È molto importante la differenziata. Quindi è bene che ci siano tre orsetti diversi dove puoi differenziare il rifiuto. Peccato che non ci sia scritto cosa va messo su quei tre orsetti, quindi non sta insegnando nemmeno a fare la differenziata. Qui abbiamo un gioco che è rotto, gioco non conforme per atto vandalico, quindi o lo rimuovi o lo ripari. Benissimo, è da settimane in queste condizioni. Altre viti esposte, non so se si vede, guarda bene da qua. Questa è ruggine, antitetanica, cioè tetano, di conseguenza un bambino può sempre essere utile, così capisce l'utilità. Qui c'è un bambino, copro, manca una stecca di un gioco, di conseguenza va bene. Qui è un tappeto con due pezzi di ferro, qui in origine c'era un altro gioco, ma va bene così, non è stato rimesso. Qua abbiamo una serie di rifiuti. Abbiamo una sbarra di ferro, abbiamo pezzi di gioco buttati là, abbiamo pattumiera, abbiamo altra pattumiera che è sempre un bel vedere, di conseguenza si educa i bambini alla reale condizione della città, così poi non capiranno nemmeno quanto è sporco tutto il resto se si abituano pedagogicamente parlando al degrado. Questo sono i sassi che si staccano, così i bambini possono giocare a tirarseli, che è sempre un esercizio utile per poter crescere. Questo balla e qui manca un corrimano, inutile dire la condizione generale del legno, ma questo va bene. Questo è un gioco utilissimo perché tu puoi assestare l'equilibrio, nel senso così sei in equilibrio. C'è un problema, se non sei perfettamente in equilibrio, questo è quello che succede, quindi non è fissato al suolo. Con questa piccola vite, no? Che può sempre essere utile per il discorso che facevamo prima, quindi non è fissato al suolo. Andiamo. Sempre radici per potersi schiantare al suolo, va bene? Questo. Il legno ammalorato, ma niente di grave. Questo è un gioco particolare, tutto comasco. Si sale qui. Qua c'era uno scivolo dove andare. Lo scivolo manca da tempo immemorabile, no? Tra l'altro non mi sembra neanche stabilissimo, ma vabbè. Allora, e il giro sta finendo, nel senso che poi si continua, questo di per sé è qualche cosa dove si può inciampare, qualche pietra anche qui da usare simpaticamente. Ecco, Paola, Silvia, il comune è esattamente a 15 metri in linea d'aria e questo è il parco giochi più bello che abbiamo in città.
che dovrebbe essere il fiore all'occhiello, un orgoglio della giunta che lo dovrebbe mantenere come tutti gli altri, ma questo dovrebbe proprio far capire la qualità della giunta. Io credo che questa giunta, che l'Andrescina, con questo parco dimostri tutta l'attenzione che ha per i ragazzi e per i bambini. E mantenerlo, in grazia di Dio, non sarebbe una cosa complicatissima. Però è un modo per capire che a Como è il caso di cambiare la classe dirigente. Spero che comunque provvedano quanto prima a sistemare, perché il tetano non è uno scherzo, il degrado non è uno scherzo, e se i bambini li abitui così, poi probabilmente si abitueranno a non avere neanche l'esigenza del bello.